close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And shadow through the sun rays, and on and on.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. Attenzione. Signore e signori, benvenuti nella nuova stagione 2022-2023 TMR Group, dove i piloti delle categorie Pro, Master, Academy, Junior cercheranno di conquistare quel titolo che a detta di molti sembra inarrivabile, ricordandovi nel dirvi grazie davvero per la fedeltà nel seguirci sempre più numerosi, che ogni tramonto porta con sé sempre la promessa di una nuova alba. Sto tempo e poi... Seguici su Instagram per rimanere sempre informato su tutto quello che riguarda il TMR Group. Basta scaricare l'app e seguire TMR Group F1 Esports. Cosa aspetti? Appassionati di Formula 1, benvenuti a Diretta Formula 1. Questa sera è la giornata di test. Un saluto dal vostro Salvatore TMR Firefox e in cabina di regia grande e mitico Ivano, insieme a Bobbo che sono anche in pista, e abbiamo con noi Bacco. Buonasera Matteo, ma buonasera, ciao, buonasera. E ben ritrovato, scusami Matteo, ma presentazione doverosissima. Buonasera, benvenuta e ben ritrovata, un abbraccio caloroso alla mitica Elona, la Panterona. Buonasera Carelona, come andiamo? Buonasera ragazzi, buonasera Salvo, buonasera alla regia, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Ti sono mancata per un bel po', purtroppo che a causa lavoro, ma ecco, stasera sono sempre qua. Comunque sono sempre parte di voi, anche se a volte manco. Però tu non vuol dire che non guardi, o non mi sei informata, avendo anche Paterone a casa, quindi sei sempre presente. Sei sempre presente, sei sempre mitica. Dove siamo? Siamo nei test, ci dicono che l'audio si sente per cacchiare un po', quindi magari cercheremo di sistemare questo piccolo fastidio. Tranquilli ragazzi, cercheremo di sistemare questo problema. Ringraziamo Luca che si è abbonato. Dicevamo, dove siamo? Siamo nei test conclusivi prestagionali
quei test che ormai diciamo ci hanno accompagnato per la stagione, quindi siamo ormai nella fase finale per inizio stagione. Ieri abbiamo visto i test della Master, più giorni abbiamo visto quelli della Pro 1 e Pro 2 Academy 1, stasera siamo in Pro 2 Academy 2. Ma te vuoi spiegare un po' cosa significa questa Pro 1 o Pro 2 Academy 2? Assolutamente sì, come abbiamo già detto nelle altre serate, negli scorsi appuntamenti, da quest'anno le categorie saranno divise per aiuti. Quindi abbiamo nel TMR Group tre categorie diverse con 5 campionati a sé. Le tre categorie sono la Pro, la Master e la Academy. La Pro in questione, quella di stasera, è la categoria senza alcun aiuto tranne la traiettoria, quindi i nostri piloti qui presenti stasera, i 12 piloti che corrono stasera questi test, non hanno né controlli di trazione né ABS, ma solo traiettoria in curva. Qualcuno di questi 12 è anche in modalità Elite, quindi senza traiettoria. Sì, quindi si stanno preparando naturalmente a una stagione ricca, un inizio ormai siamo alle porte, e allora diciamo così ci accompagnerà una qualche volta anche la nostra reginette loro, che dobbiamo assolutamente sì, assolutamente sì. Chiede se qualcuno lo può invitare di nuovo perché ha sbagliato tasto e si vede che è uscito il quadro. Allora, lo invitiamo subito. Quest'anno c'è la grossissima novità, i nostri amici stanno guardando in anteprima questa doppia diretta, doppia camera. Non so se erano abituati a far vedere le due nella stessa gara, le due camere, quindi sono diverse. Quest'anno ragazzi vi abiteremo alla diretta Formula 1, due cam, ma due luoghi diversi, quindi due gare completamente diverse. Quindi vedete in alto la Pro 2, in basso la Academy 2, quindi diciamo da questo punto di vista ci possiamo utilizzare qui. Matteo, ecco qui, siamo in Pro 1, quindi Pro 2, scusate, quindi abbiamo in vista vedo Nava sul giro veloce, tutti dovrebbero essere in nostra prova libera, dove i piloti si nasconderanno, chissà, diciamo così. Vedendo ieri, salvo, si nasconde, ieri dicono molti tutti, poi vedendo i tempi magari non è così bene se sono nascosti. Per tempo è qui, sì, su Nava, che ha fatto fare un 21.0 con... Se è di passo gara pieno carico è il miglior tempo. La trovo un po' di grazio qui davanti, insomma sono testa, sono prove libere, nessuno si arrabbia. Sì, sì, io comincerei a sentire qualche pilota, sentiamo Bernazza, vediamo un attimo. Scusami Salvo, ti chiederei 5 minuti perché abbiamo dei problemi d'audio con noi, e sì, quindi prima di invitare qualcun altro perché forse è meglio sistemare il nostro, perché sennò entra un'altra persona che grazie anche lui e non... Quindi provo a levare l'audio e reincluderlo, così vediamo se intanto sì, facendo questi step si sistemi qualcosa. Assolutamente sì, allora andiamo su Academy 2 dove c'è Asoven che si gira alla curva sul circuito spagnolo, l'ultima curva recato per il pilota Ferrari, poi andremo a sentire, c'è James intanto in pista, andiamo a guardare l'ultima gomma bianca tranne l'Ipperlil in gomma gialla, vista questa spagnola che è stata vista nella curva 10 e nella curva 11 e 12, quindi un po' è stato tutto rifatto, quindi sotto questo punto di vista dovremmo essere abbastanza tranquilli per una vista che l'anno scorso... Salvo, sì, scusa se ti interrompo perché a me ci godiamo meglio questi test grazie anche per la prima voce, quindi non so se si può rimandare lo spot di prima e riaggiorniamo la creatura in modo che magari prende sì, male il segnale da te, perché graffiano tutte le voci. Allora, scusate, io farei questo...
Sì, andiamo. Salvo, dimmi. Salvo, scusami se mi interrompo, però c'è Salvo che sta un po' imbrogliando. Salvo, è stato, scusami, che sta un po' imbrogliando, sta parlando un po' l'Everson. Poi l'andremo a chiamare, brava, bravo, mannaggia. Bravo, Elona. Quindi si può usare, ma brava Elona, fai diciamo il sono prove timbre, ma non si può usare, non si può usare l'ERS, attenzione, brava Elona. Ivano mi perdonerà, spero. Gruppo Upload, sì, al limite mandiamo 30 secondi di spot, rifacciamo il gruppo audio e poi dopo magari ritorniamo di nuovo con voi, così almeno riusciamo a sistemare questo fastidioso problema dell'audio, magari si riesce a sistemare, vediamo un attimino. Intanto vediamo i piloti della Academy 2 che stanno scendendo in pista, sono 20, c'è Jessica che anche lei in pista con difficoltà, no, che Jessica è l'unica pilota donna in pista, quindi vediamo un attimino se in effetti è... di quell'energia che possiamo fare e non ti vado avanti in caso di fare il gruppo. Sì, allora ragazzi, scusateci. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays, and mi senti? Come no? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. No, I don't wanna waste what's left. Ok, vado in doppia, occhio. Attimo. Ok amici, siamo ritornati in diretta, sperando di aver sistemato questi problemi di audio.
quindi mi danno un feedback se è tutto a posto. Audio 2, perfetto, salvo, ora mi risento tra 5 secondi. Perfetto, perfetto, dicono, ci danno l'ok, ci danno l'ok, quindi siamo riusciti a sistemare un attimino, diciamo così, l'audio. Sentiamo, partirei subito con spezzando il ghiaccio, invitando subito Jessica, vediamo un attimino Giada cosa ci dice di questo inizio di stagione, quindi andremo a sentirla dal vivo, vediamo un attimino se in effetti l'inizio della stagione, vedo tutti come bianca qui in Academy, 2, non so se in Academy 1, anche in Pro 2, anche in Pro 2. Anche in Pro 2 tutti gomma rigorosamente bianca, quindi sicuramente ci sarà un po', ecco, c'è anche Ivano, potremmo anche sentire Ivano, perché comunque Ivano ricordiamo che è un pilota della Pro 2, quindi io partirei subito con Ivano, ecco, spezzando, diciamo così, un'arancia. Ivano, buonasera! Buonasera a tutti, signori. Buonasera, allora io ti lascerei a Bombacco, visto che c'è del visto che diciamo così. Intanto ringraziamo Cimo che ha sottoscritto un abbonamento per 10 mesi, ringraziamo, buonasera anche a Giaco, Arancina, insomma un po' tutti i ragazzi. Ecco, io partirei con te, Matteo, fai tu le domande del caso a Bolivar. Allora, prima di tutto, frase di rito, congratulazioni Sardo per la vittoria in Pro 2, te la sei meritata tantissimo quest'anno. E dopo le domande ricordando che Bacco, i musi di Bacco sono, diciamo, sotto questo punto di vista sono famosi. Niente, Ivano, cosa pensi di questa categoria? Primo anno, se non sbaglio, che fai dall'inizio senza aiuti, esclusa traiettoria. Cosa ti aspetti sia dagli altri che da te in quest'anno? Allora, da parte mia sicuramente tanto impegno, infatti ho dovuto allenarmi parecchio perché il gioco nuovo non è che lasciasse molta scelta, oltre a lì e niente, è molto più difficile dell'anno scorso. Per quanto riguarda gli altri, penso siano molto ma molto superiori a me, quindi per cercare di vedere il loro tempo dovrò impegnarmi parecchio. Ecco, Ivano, secondo te chi può essere il pilota più favorito di tutti nella Pro 2? Chi individui come quello che può avere un passo, diciamo, una marcia in più? Ah, secondo me, oltre a vincere la Master, potrebbe vincere anche la Pro 2, no, Nova. Nova corre in Master, comunque. In Pro 2 non c'è nessuno. Senza partecipare, è una grossa perché, diciamo, Nova Nava manca poco, ecco, bravo, io lì volevo arrivare perché secondo me uno dei candidati alla vittoria è Nava in Pro 2, insomma, pilota che negli allenamenti ha anche dimostrato come aiuti, lui già giocava senza aiuti l'anno scorso in F1, quest'anno, diciamo così, ha tolto l'ABS, si trova abbastanza bene, quindi poi vabbè, vedremo un attimino quali sono le cose. Le ambizioni di Sardo invece quali sono? In Pro 2. Sì, allora, anche perché in chat Sardo già ti stanno dicendo che ti stai nascondendo e che stai prendendo un po' troppo modesto. Tattica, quindi tattica. Dici la verità, dici la verità. Poi dico io la previsione, la previsione che io non sbaglio difficilmente le previsioni, poi dico la mia su Sardo. Allora, secondo me questo è un campionato, come da questo tutti gli altri quest'anno, molto equilibrato, quindi non ne ho più punti di come è finito il campionato. Spero che appunto il più possibile, poi ci sono tanti piloti bravi e anche molto veterani come il nostro Gio Bobo, che comunque giocano già senza aiuti da parecchio tempo, quindi non so, forse chi comincia ora a giocare senza aiuti si troverà un pochettino di difficoltà all'inizio, magari uscirà fuori intorno a metà campionato.
Sì, io comunque Sardo lo vedo nei primi due, cioè sicuramente, quindi secondo me fa parte della parte sinistra, sinistra della è stato molto ampio. Andiamo in accademia. Elona, ti posso chiedere se leggi in chat cosa scrive quel ragazzo che è per M? Allora, Paco dice, ma tra quanto finisce Sardo l'intervista? Ha finito, dai, perché sta entrando lui! Amici amiche appassionati di Formula 1, sta entrando colui che ci ha entusiasmato per una stagione. Non so se ci sente, allora, però se ci sente deve rispondere. Buonasera amici amiche e benvenuti a The King of the Rain! In una pista dove non c'è. Fai riposte in pista. Allora, dicevamo Cimo, Davide, buonasera, ben ritrovato in questo inizio di stagione. Allora, abbiamo letto le ambizioni abbiamo sentito le ambizioni di Sardo. Quali sono le ambizioni invece di Cimo per questa stagione Academy che sta per iniziare? Ma allora, intanto buonasera a tutti. Buonasera Davide. È un piacere ritrovarvi tutti quanti. E intanto la mia idea è quella di arrivare almeno quest'anno fare qualche punticino, fare le mie gare in modo pulito e riuscire a battere il record di Bobo e di Icio, cioè non prendere mai penalità in gara. Qui sfatiamo un mito, diciamo, qui si entra nella sfera dell'Olimpo, allora, degli dei. Dei maestri, quindi diciamo, ci eleggiamo a potenza, come si dice, diciamo così, in gergo. Quindi vedremo un Cimo nelle vesti di maestro che tramanda, diciamo così, la sua esperienza in pista, non prendere penalità. Vediamo, perché l'anno scorso ne hai presi, specialmente in safety car, qualche tamponamento, qualcosina diciamo deve migliorare. Migliorare sotto questo punto di vista. Dimmi. Scusami, sento Cimo molto presuntuoso quest'anno perché ha nominato il maestro Icio e non si nomina il maestro Ivano, perché lui è il maestro, capito che lui è re. Ma mi raccomando, scendiamo dal piedistallo. Da queste parti si dice la basso scrivere sassi, quindi. Ma sei sempre il re del bagnato o abbiamo fatto miglioramenti anche sulla? No, allora in questo momento, a parte il fatto che quest'anno devo essere sincero con il mio volante e tutto, sono riuscito a regolarlo finalmente. Quindi ho giusto cercato anche nel curvare con il gioco medesimo, praticamente l'anno scorso avevo sì o no ogni tanto sopra sterzi, sotto sterzi, e ho tanti problemi e ho messo dovuto adeguare. Quest'anno invece ben venga che con il gioco sono riusciti un po' a livellare questa cosa qua, anche io purtroppo non ho il computer. Ammetto, quindi non ho potuto fare ragionamento per la stima, quindi mi sono adeguato, ecco, sono quello che si adegua a quello che c'è. Quindi vedremo un Cimo guerriero. Cimo guerriero per la stagione. Cimo guerriero, però diciamo che così. Poi, tra l'altro, lo dico già adesso, così almeno tutti lo sanno, in mondo visione, questo non sarà il mio ultimo anno. Diciamo sempre così, ci passa tutto. Per tanti ovvi motivi di impegno, sarà questo l'ultimo anno, probabile tornerò. Ma no, tornerò prima o poi, ma... Ma per ritorni come gli anni. Qualche anno sabbatico me lo prendo per fare altre cose. Per vedere le vittorie? Ma sì, per vedere la bambina. Ah, che bello!
Ma perché è una vittoria, dai, Cimo non, tra... eh sì. È una vittoria non anche tramonta mai. Un abbraccio, un saluto a Davide che grazie diciamo va in pista. Ti nasconderai, Davide, o mostrerai il tuo massimo oggi? No, solo test di girare, non andare in testa coda perché sto usando il medio di trazione, quindi Ritrazione. cerco di abituarmi di nuovo un pochettino. Bravo Davide, in bocca al lupo per questi test. Passiamo a un altro pilota Grazie dell'Academy, un altro pilota che è cresciuto. Salvo, buonasera Axoben. Allora, come andiamo? Vedo che il tuo compagno di squadra già subito ha capito come si fa perché si è ritirato, diciamo, con l'incidente fatale. Diciamo, quindi, diciamo, le difficoltà su questa pista sono notevoli. Come ci troviamo quest'anno, allora, Axoman, rispetto all'anno scorso? Qui tu molto molto meglio rispetto all'anno scorso, ti vedo abbastanza preso. Le ambizioni di Assomen per questa stagione? Già, quindi nei primi 10 che l'altro sinistro della classifica è molto meglio di dire puntiamo ai 40, no? Che di solito i 40 i punti della salvezza, quindi Quindi diciamo così, ecco, secondo te invece, Salvo, chi sono i piloti? scusate, Dimmi. Axon, non hai incluso l'audio, non hai incluso Ah, l'audio, non hanno sentito. Assolutamente, includi, No. devi Devi includere includere l'audio l'audio. nel gruppo. In alto c'è, cioè, includi audio. Questi Fai sono tasto errori, Xbox. errori di gioventù. Valentina sta scrivendo che così in mano non si sente. Non si sente, sì, è emozionato, emozionato, emozionato. Ora arrivo, ora arrivo. Ora devi ripetere la frase con lo stesso tono di prima, eh. Scusate, ci arriva subito Assumen, sperando che riesce a sistemare i problemi di audio. Noi sì, non si Noi sentono gli sì, amici. abbiamo. Devi includere l'audio. Includi l'audio. In alto, dove ci sono tutte le persone. Vediamo Tanto intanto qui se. Salvo parlo un po' qui in Pro 2, stanno mettendo le prime gomme gialle, quindi secondo stint delle prove libere, ancora Nava in testa e Jogger si sta lanciando adesso con gomma gialla per il suo stint, penso con pieno carburante, pieno Lo carico di dicevamo, carburante. Nava sicuramente un Mi pilota da sentite tenere adesso? sotto. Ora adesso forse sì, forse sì, adesso. Dovrebbe esserci Aspettiamo l'audio resoconto. Prova, pronto. di Axoman. Mi Dicevamo, sentite? Si sente, si sente. Allora, si sente. Ok. Salvo, ripeti un po' quello che è la domanda mia, si è sentita, quindi ascoltiamo la risposta di Axoman. Sì, no, usando il termine calcistico, quest'anno vorrei arrivare alla parte sinistra della classifica. Quindi, Ecco, quindi nei primi 10, diciamo così. nei primi 10. Quindi sperando, diciamo così, che la stagione sia ricca anche di soddisfazioni, io almeno un quinto posto, un sesto posto in qualche gara, Ma anche dovremmo qualcosa in più. anche qualcosa in più. Attenzione, quindi già subito, chi secondo te Guanto di potrebbero, sfida bando lanciato. di sfida lanciato, chi secondo te potrebbero essere, diciamo così, i tuoi competitor? Con chi ti inquadri nei piloti dell'Academy 2 che potresti competere? Ma sicuro con Luke, James, poi abbiamo il nostro grande amico Cimo. E niente, poi gli altri penso che sono inarrivabili al momento. Carrozza, Sciarda. Secondo te Carrozza rivincerà, diciamo, sarà uno dei piloti candidati Sarà al giocherà con titolo? Sciarda, sicuramente. Sicuramente, quindi poi lo sentiremo ad Andrea Carrozza, che è, diciamo così, è uno dei
candidati al titolo insieme a Jessica. Io metterei anche Hugh nel mezzo, lo vedo bene. Baroni, attenzione a Baroni, perché Baroni non è diciamo da sottovalutare esperienza tantissimo per il buon Stefano. Un abbraccio allora a Salvo, ad Axoman, una tirata d'orecchi a James in casa Ferrari. Diciamo, poi magari glieli chiediamo. Buona serata, Salvo. Ciao ragazzi, buona serata. Ciao. Allora, andiamo a sentire, io andrei a chiamare Nava, perché in effetti sta facendo bene, quindi andiamo a capire, diciamo, le ambizioni di Nava per la stagione, e poi passerei a Zio Bobo, sentire anche la voce del mitico Zio Bobo, perché diciamo abbiamo bisogno anche del suo diciamo, della sua riflessione sotto l'aspetto anche dei piloti, perché ricordiamo che Zio Bobo fa tante lobby, quindi in grosso modo avrà anche il metro giusto della competizione. Ecco qui Nava che arriva, buon Marco, includi l'audio, Marco, in alto. Mentre arriva Nava, in chat partono le prime scommesse. Salvo Girex scrive: io nel dubbio punto 2 su Sardo, quindi su Sardo, Ivano. Diciamo, quindi Ivano candidato, però io devo fare questa riflessione. Allora Marco, io ti ho indicato come uno dei papabili di questa Pro 2, diciamo, come titolo. Come la pensa invece Marco? Qual è la sua idea di questa stagione che sta per iniziare? Vai, non giriamoci attorno. Buonasera Marco. Buonasera Marco. Quindi no, è inutile girarci attorno, dice, ragazzi, dice Marco. Non si sente, deve includere l'audio. Marco, includi l'audio. Sì, Nava, non so se è incluso l'audio. Perdonami, ti interrompo sul nascere, perché sennò... Sì, no, vai bene. Vedo che ripetere tutto. Allora, schiacci il tasto Xbox, non so se sei da volante, il tasto quello con la X, poi vai sul gruppo e... Quando entri nel gruppo sopra c'è scritto includi il mio audio con una casellina, schiacci il pulsante di avvio. Adesso mi sentite sicuramente. E due secondi che controllo, intanto parla. Sì, penso che mi sentite adesso. Sì. Sì, ti sentiamo, adesso c'è diciamo l'audio di Marco. Allora, dicevamo, quali sono le ambizioni, Marco? A te prego la risposta. Niente, le ambizioni sono quelle come ti ho detto prima, come la precedente intervista a Pantera, io ho detto che quest'anno voglio puntare direttamente al titolo, senza girarci intorno. Io la penso così, poi sono un tipo di giusto. Confermo in pieno la tua visione, però ti faccio un'altra domanda. Chi secondo te potrebbe essere l'avversario che ti potrebbe, diciamo, mettere i bastoni tra le ruote? Tra questi piloti della Pro 2, vabbè, secondo me è un ottimo pilota, un gran pilota, quando lo vedo, che mi piace anche il stile di vita, anche come gestisce le gomme, è Donatec è tanta roba pure. Quindi potrebbe esserci già in Donatec un avversario, sicuramente un pilota che può diciamo così contrastarti sotto questo punto di vista, ma attenzione, anche ce ne sono tanti altri, una stagione dove giocando senza aiuti è ovvio che l'errore è lì dietro all'angolo. Sì, ci sta nel commettere qualche errore. Lo sentiremo Donato, lo sentiremo anche lui. Io, dimmi Donatemi, non sottovalutare neanche il tuo compagno di squadra Luca. Luca bravo, anche lo vedo molto Luca, bene bravo, Luca, io bravo. Di Luca posso parlare solamente che è bene. Io ti posso dire che sono l'uomo più felice del mondo in questo momento, come avere un compagno così come lui. Sono contentissimo, veramente. Quindi si punta sicuramente in alto per Nava, sono contento di questo.
condivido in pieno l'analisi che ha fatto Marco, quindi lo vedo tra i primi sicuramente di questa Pro 2 che sta per iniziare. Un abbraccio Marco, grazie, bocca al lupo per la stazione. Passiamo un altro pilota, però la lascio a Elona questo pilota. Allora Luke, Luciano, buonasera, ben ritrovato, ci sei? Mi senti? Forse non ci sente. Mi sentite? Ora sì. Includi l'audio. Avevo spento l'audio per non dar fastidio alla nave. Sì, hai fatto bene. Ti lascio in mano a Elona. Quindi sei in buone mani. Buonasera, Elona. Buonasera. Era tutto che aspettavo l'intervista di Elona, non ce l'ho fatta l'anno scorso. Visto, mamma quest'anno mia, ti accontentiamo, per questo quest'anno ti accontentiamo. Allora, vai. Questo momento è solo per noi due, allora. Quindi ci tagliamo questo piccolo momento. Allora, intanto vorrei chiederti cosa ti aspetti di quest'anno e come ti vedi in gara e nelle classifiche. Allora, cosa mi aspetto quest'anno? Mi aspetto di fare un bel campionato tutto intero, di finire le gare e di fare un bel po' di punti insieme alla mia compagna di squadra e magari portare a casa il campionato costruttori, visto che lei è fortissima. Io posso darle una mano per portare a casa il costruttori, insomma, ecco. Questa cosa ti fa molto onore, molto bella comunque questa cosa. E pensi comunque con... Ricordiamo che comunque Jessica sicuramente è una delle candidate al titolo, ma Luke non è che scherza, io... Cioè, insieme a Carrozza, insieme a Difo, insieme a anche mettere i Baroni, che adesso andremo a sentire. C'è Mor, sicuramente, che è un ottimo sostituto. Non ha il sedile da pilota ufficiale, ma alla prima occasione entrerà anche lui. Quindi attenzione anche a Tromb. Attenzione anche a Tromb, perché è anche lui un veterano, quindi... Tante cose, ti nasconderai. Tanti ragazzi che vanno forte, io cerco di fare il mio, insomma. Assolutamente. Bisogna finire le gare e zero penalità. Questo è quello che cercherò di fare, poi vediamo. Come diciamo, ambizione c'è nel togliere qualche ambizione? Perché a zero adesso 1,20, 486 abbassa subito l'asticella. Adesso appena vado dentro glielo togliamo, dai, bravo. Bravo, diciamo Luciano, ma dicevo, c'è nella tua ottica di togliere qualche aiuto? Perché ricordiamo che in Academy si possono utilizzare tutti gli aiuti. Io gioco trazione media e ABS e linee. Basta, solo con questi. Sì, dico, c'è nel fattispecie di togliere... Non ho ancora, mi piacerebbe togliere, cominciare a fare stazione off, però non ho ancora avuto il tempo di metterci bene. Poi pian pianino magari lo faccio. Lo faremo, sì. Per divertimento. Sì, per so che ti può guadagnare almeno un mezzo secondo. Però ci vuole anche il tempo e la pazienza, perché poi ti nervosisci quando comincia a girarsi la macchina. Dopo la media, insomma, adesso mi trovo molto meglio, insomma, giro molto meno, quindi si riesce a fare qualcosa, insomma. Quello sì, un abbraccio Luciano, così diamo spazio anche agli altri. Io passerei al veterano del gruppo, zio Bobbo. Buonasera, zio Bobbo. Come andiamo? Buonasera. Allora, zio Bobbo, sei reclamato, perché anche Max scrive: ma Bobbo ci siamo, lo invitiamo. L'avvitiamo subito, immediatamente. Allora, zio Bobbo, questa Pro 2 come la vedi? A te non faccio domande su ambizioni diciamo, e quant'altro, perché ricordiamo zio Bobbo corre in una maniera, corre in elite, abitacolo, insomma, forse uno dei pochi che corre in sim, quindi che corre in modalità sim racing. Non sei da solo, questo ci conforta. Ci conforta almeno questa. Almeno la Ferrari, diciamo. E credo che anche qualcun altro si nasconda, ma corre senza pretoria e sono forti. Quindi è una bella categoria, mi piace, ho fatto un po' quest'estate con molti di loro, sono molto puliti. È una bella aspettativa per questa stagione.
Ecco, a te invece faccio, scusami Ale, a te faccio una domanda giusto per far un po' incentivare un po' anche i ragazzi a non utilizzare gli aiuti. Ecco, spiegaci un po' il passaggio dal non aiuti a, scusami, dagli aiuti a non aiuti, le difficoltà che hai incontrato e quanto tempo ci hai messo a, diciamo così, ad avere padronanza. Beh, padronanza forse per non perderla, o un lauro, l'aspettativa di quest'anno è sempre mantenere la tua capitalità e non perderla. E, ho avuto parecchie difficoltà, un po' i riflessi, un po' che ho cominciato con gli aiuti, ho deciso di toglierli tutti su un colpo, tutti assieme. Quindi sono incattato l'anno scorso in una bella situazione. Però è appassionante, a me dà molta soddisfazione, quindi quello è quello che devo ripagarti all'inizio, penso, perché i risultati saranno contenuti. Ho visto però parecchi, chi ha il piede, chi sa guidare, che non è vero che perdono chissà cosa togliendoli. È questione di abitudine, poi secondo me tanti ce la farebbero, ecco. Di sì, sicuro sì, salvo... la soddisfazione è dimmi, molto dimmi alta. Stefano. Dimmi, ringrazio Bobo. Una domanda per Bobo. Assolutamente, per vai, Bobo, vai, vai Stefano. Perché diceva qua di riflessi così. Bobo, ma secondo te l'età che avanza potrebbe compromettere il discorso? Questa poi è la domanda cattiva. È già minata. L'età che avanza. È già minata, quindi non posso dire. L'età che avanza, diciamo, una, ci metto anche io. No, ma noi facciamo un discorso generale. Della stessa targa. Abbiamo la stessa targa, io confluire, capito, influire. Ma ti dico solo, io ho fatto un calcolo. Se chi correrà con me, che quando avrà la mia età, correrà con F1 2062. Saranno le navicelle spaziali. Sì, con le macchine elettriche correrà. No, le macchine non avranno più le ruote, ma voleranno. Voleranno. Ricordi quando le macchine avranno le ruote. Bobo, grazie, ho capito. Sì. Un abbraccio a zio Bobo che ci ha dato una grandissima, diciamo, idea di quello che può essere, diciamo così, il togliere gli aiuti, e faccio un bocca al lupo per l'inizio della stagione. Passerei a Stefano, un altro veterano. Grazie, grazie zio Bobo. Buonasera Stefano, ci sei, Baroni? Ci sono, ciao. Buonasera Stefano. Chiudi l'audio, Stefano. Chiudi l'audio, ecco, un veterano del gruppo. Sì, sì, ecco, sì, non lo so, io lo dico per prassi. Ah, sono l'attento. Allora Stefano, io a te ti faccio una domanda un po' al pepe, perché in Academy 2 sono stati nominati per il titolo Ciarda, Carrozza, che poi sentiremo, io ci metterei l'IFO, ma io metto nel paniere anche Baroni, diciamo, dentro questa, questa lista. Secondo te è un azzardo quello che sto dicendo o non proprio? È un azzardo. Io vedo Baroni in crescita notevole, diciamo, da questo punto di vista. Sì, rispetto... noi puntiamo per l'ultimo, il penultimo, dai. No, no, Stefano, io sono convinto che farà una bellissima stagione sicuramente. Nella parte in chat dicono di grattarti, Di grattarti. No. Dimmi. Guarda che solo 10 possono stare nella seconda parte, nella prima parte di classifica. Ne ho messi parecchi 10 da quel lato. Ma sai che, Ivano, che prima Salvo ha detto io non sbaglio mai il pronostico, lui dice che stanno tutti in top 10, 50% gli azzecca, capito? Quando vabbè, dice beh, io l'avevo detto. Se non sbaglia ci siamo, dai. Sì, no, io comunque lo metto sicuramente da quel lato, quindi farà una stagione, anche perché comunque è già parecchi anni che corre Stefano, sì all'inizio qualche difficoltà, ma quest'anno lo vedo abbastanza sul pezzo anche sugli allenamenti, mai diciamo
fuori portata, va. Quindi io faccio un in bocca al lupo a Stefano per questa, stagione. E ma l'impegno sarà... li faremo nel 2058 con Bob. Con una micellina spaziale. Beh sì, beh sì, dai. Un abbraccio Stefano, bene, in bocca al lupo per ciao la, tua stagione che sta iniziando. Ciao. Altro pilota della Pro 2, passando dall'Academy alla Pro 2, Luca. Buonasera Luca, compagno di squadra... È incluso l'audio, compagno di squadra di Nava. Ecco, quanto Luca, quanto pesa avere un compagno di squadra che a detta di molti potrebbe essere un candidato al titolo? È decisamente importante, è stata una piacevole sorpresa. Marco è molto competitivo, ci siamo conosciuti a caso, è una questione di età. Quando ho visto un avverso di 87 vicino al nome, sono andato a cercarlo e il team è pronto. Abbiamo anche un nome conosciuto come ingegnere, TMR Deza, che ci seguirà assolutamente un ottimo quindi, muretto. Non abbiamo parlato di questa cosa, ma un ottimo muretto Deza. Ci siamo preparati alla grande proprio. Quindi le ambizioni sono poi quelle di, diciamo così, oltre Nava che punta sicuramente in alto, punta al titolo, quelle anche della classifica costruttori, bene o male, quindi il titolo di costruttori, quindi a questo punto si punta sicuramente a tutto. Ci proviamo, sì, ho avuto la fortuna di avere un pilota competitivo accanto, io ci metterò tutta per avvicinarmi ai suoi livelli, per adesso c'è ancora un sedile scarso da levare, ci si prova. E ci stiamo di far bene, ci puntiamo. Dimmi Matteo, qualche domanda per Luca? Ma io faccio i complimenti per la moto a Luca. Perché lo vedo sempre nelle foto, sì. Mi piace anche la tuta intonata, mi piace molto. Il fuori si difende bene. Siamo una vecchia generazione, zero elettronica. E allora qui a posto senza controlli pure qua, quindi stai senza controlli trazione pure su Formula 1, la strada è quella, non avrebbe senso usare gli aiuti in questo gioco. Faccio un abbraccio a Luca, intanto Mor in Academy 2 fa 1.19.830 in gomma gialla, poi andremo a guardare i tempi anche in Pro 2. Pro 2 sempre Nava primo, 18.8 gomma gialla. Gomma gialla, quindi già un tempo abbastanza importante. Con tutti i tre settori sempre in testa, quindi già un ottimo biglietto da visita. Ma qui salutiamo Luca, è entrato con noi Andrea. Andrea Carrozza, buonasera Andrea, vincitore della F3 l'anno scorso. Quest'anno, a detta di molti, Andrea, sei diciamo anche ricandidato per vincere l'Academy 2 con Jessica, dicevamo, con Difo, con Tromb, insomma, Luke, tanti competitor quest'anno. Carrozza, scusa, includi l'audio. Sì. Scusami. Sì, il nostro bombacco fa sempre... Un ottimo faccio il lavoro, insomma, sporco, però. Lavoro sporco, giusto, devo diciamo... dare fastidio alla gente che entra. Allora ripetiamo, riascoltiamo la risposta di Andrea, vai Andrea. Sì, ecco, dicevo che praticamente ho visto che ci sono bei nuovi e vecchi compagni di viaggio che sono belli agguerriti, quindi aspettano una bella stagione. Poi naturalmente parliamo anche di assetti, qui è cambiato rispetto all'anno scorso, non abbiamo più quella facilità nel fare gli assetti, quest'anno un range diverso, quindi magari c'è forse una difficoltà in più sotto questo punto di vista. Sì, assolutamente, poi io sto facendo delle prove senza trazione, togliendo la trazione diventa ancora più sensibile l'assetto, quindi...
È una bella sfida. Incognita, sì. Una bella sfida, però devo dire che Andrea è davvero cresciuto tantissimo. Io ricordo veramente i progressi di Andrea, diciamo, devo essere sincero, uno dei piloti che è cresciuto in modo esponenziale anche lui tantissimo. Quindi gli faccio un in bocca al lupo per questa stagione e sicuramente lo vedremo protagonista di questa Academy 2. Un abbraccio Andrea e un bocca al lupo per questi ultimi. Andrea, ciao Andrea. Posso aggiungere una cosa? Salvo, assolutamente, come ho no? visto sì. che è anche uno dei piloti più temuti, però sì perché l'hanno nominato tutti, quindi sì, Andrea è grande pilota. Mi schierano l'orecchio, infatti, quindi staremo a vedere quello che Andrea riuscirà a fare. Allora, salutiamo Andrea, diamo il benvenuto a Simone Joker. Buonasera Joker. Allora, buonasera. Buonasera Simone, pilota della Pro 2. Io a te ti chiedo, ma Simone dove vuole arrivare? Dove vuol collocarsi in questa Pro 2? Perché molti, diciamo così, ti vedono in difficoltà, molti tuoi amici ti vedono in difficoltà. Il vero Joker invece cosa dice di questa Pro 2? Ma il vero Joker dice che penso che arriverò tra i 25, ma è dura perché c'è Nava che è forte, Donato, poi anche Pardo. Ecco, dici questi 5 che secondo te, questi 4 che li vedi avanti a te. Allora hai detto Nava, Donatec, Sardo, e poi chi vedresti, diciamo, come anche Bobo anche zio Bobo, anche diciamo. Bobo. Phoenix anche Nava, sì. Nava proprio questa sera sta dando già il massimo da sera. Poi gli altri si stanno nascondendo dietro. Andiamo in Pro 1 a vedere un po' i tempi nel dettaglio, così andiamo a capire un po' quali sono. Ecco, qui c'è Nava per adesso che è lì in gomma gialla, 1.18 e qualcosa, lo riesco a vedere bene, però Sardo è lì 18, dietro 186, 86. Poi c'è Donatec, Sardo, Donatec, Cliff, attenzione anche a Cliff, e Joker è lì per adesso in quinta posizione. Con adesso Alexium l'ha superato, Akron anzi l'ha superato, quindi c'è anche questa cosa. Quindi io direi mi trovo d'accordo, però l'unica cosa che voglio sottolineare di Joker è che sicuramente in qualifica bene, però in gara qualche errorino lo commettiamo. Ecco, dobbiamo secondo me migliorare gli errori dell'anno scorso. Perché almeno sotto questo punto di vista bisogna migliorare qualcosa. Jessica, hai qualche domanda tu per il simpaticone il nostro Joker, proprio come il nome che porta davvero il simpaticone del gruppo, diciamo così, sotto questo punto di vista. No, allora io intanto vi faccio un in bocca al lupo grande e che prenda con tutta la tranquillità questo nuovo anno gli Academy, e niente, sicuramente quest'anno secondo me, Salvo, scusami se mi permetto di sbilanciarmi un po', sarà anche un anno molto meglio anche per tanti piloti, sarà un anno tranquillo e perché con a capo te tutto andrà più bene, quindi secondo me metterai anche questo è importante per i piloti, saperli mettere al proprio agio e fare delle gare belle pulite. Non ho nulla altro da chiedergli o da aggiungere. Quindi bravo. Mi dedicavo anche il mio compagno di squadra, Pier. Anche lui ha delle buone prospettive che porterà il punto a casa, dai. Sì, sicuramente porterà dei punti. Un abbraccio a Simone, pilota della Pro 2, che sta per iniziando questa stagione. Grazie a voi. Gli ultimi 8 minuti e salutiamo Tromb. Allora, buonasera, ci siamo, diciamo così, questa nuova stagione che sta andando a iniziare. Ci senti Tromb? Vediamo se Simone ci riesce a sentire anche lui. Nel frattempo che risponde, sì, adesso sì, adesso sì. Chiudi l'audio e nel frattempo l'audio, leggo dimmi. Dalla chat che ci sono stati a trovare Tetrix e la signora Tetrix. Sì. Che sì, ci adesso saluta, ci manda un abbraccio, dice che anche se lavora, che sta lavorando, ci teneva a salutarci, quindi la ringraziamo che è sempre presente, ci mandiamo un abbraccio anche noi.
Assolutamente, salutiamo. Ma soprattutto il suo pilota. La signora e il signor Tetrix. Allora, un Simone che è andato, un Simone che arriva. Tromba, allora, buonasera, ben ritrovato. Per te un inizio, diciamo così, già ti stai comportando bene, perché 1.20-145 in gomma rossa con Moore lì davanti. Insomma, le ambizioni di Simone quali sono per questa stagione? un'ottima cosa. Scusate, ma ha incluso bene l'audio. Ha incluso l'audio, Simone? Non mi risulta. Prova a levare e ripetere, scusami. Vediamo se in effetti... forse si sentiva bassissimo, quindi può essere un po'. No, sì, dimmi. Ma oggi va con il trasportatore di vigile urbano. Pantera non poteva, quindi lo sostituirò. Mancano gli ultimi sei. Non si sente Trombo. Adesso vediamo se in effetti si riesce a sentire l'audio di Trombo. Forse no, vediamo se riusciamo a sistemare. Intanto c'è Darkmon, Luca. Buonasera Luca, ci senti? Buonasera. Allora, no, fino a che riusciamo a sistemare l'audio con Simone, parliamo di Luca. Allora, Darkmon, io a te diciamo volevo chiedere, ti ho visto... Ragazzi, includete l'audio, se no non si riesce a sentire. Hai sentito adesso? Adesso vediamo se c'è il feedback per l'inclusione dell'audio di Moore. Adesso si sente. Allora, sì, ci siamo. Vediamo se... Sì. Sì, adesso sì. Ok, allora, partiamo con Simone. Già avevamo fatto la domanda, 5 minuti al termine. Allora, quali diciamo sono le visto che tu comunque stai iniziando come primo anno, diciamo così, dopo un periodo di pausa, quali sono le ambizioni e cosa hai trovato di nuovo rispetto a quando hai lasciato il gruppo TMR? Sì. Non si sente, ragazzi, scusate. Non si sente l'audio di Trom. Vediamo Darkmon. Sì, Luca. Mi sentite? Adesso sì, Luca, ci sei? Vediamo se sì, riusciamo a sistemare. Tutti. Allora, Luca, fino a che riusciamo a sistemare i problemi con Darkmon. Dicevamo, l'anno scorso tu qualche errorino un po' di troppo, secondo me. Quest'anno, il Luca di quest'anno, cosa potrebbe correggere per non commettere quegli errori, diciamo, di sbinde che ho visto un po' più accentuati rispetto a... No, allora, dici sicuramente, Luca, sicuramente l'allenamento fa tutto, no? E quindi allenarsi costantemente in tutte le piste che si prova aiuta ad evitare... alcune sbinnate che allenandosi poco sicuramente si rischia di più e cercando anche un po' la fuga, no? Perché l'anno scorso da sostituto so che ho sbagliato, ma si ha un po' la fuga, no? Dell'andare, voler dimostrare quello che si vuole valere, no? Quest'anno invece da ufficiale la cosa è sicuramente più tranquilla, ci si allena con più calma e con più dedizione, ecco. Con più concretezza. Esatto, quell'estate ha fatto un consiglio, no? Sì, assolutamente concordo in questa analisi di Luca, che deve trovare un po' il rendimento adesso rispetto alla velocità, quindi quello deve essere un obiettivo fondamentale per ottenere delle soddisfazioni, quindi magari puntare, perché di essere veloce Luca lo è sicuramente.
manca la costanza. La costanza, bravo, anche per puntare magari al salto di qualità. Speriamo che ci riesci. Vediamo se questi due minuti, se Tromb è riuscito a sistemare. Dimmi. Sì, sui... Sì, sta schiacciando il tasto Xbox, c'è il gruppo e in alto ci dovrebbe essere includi il tuo audio. Dovrebbe esserci. Intanto Luke 1.18.943, a dimostrazione che Luke, dicevamo, è uno, per me uno dei piloti dei candidati. Non so come siamo messi in fatto. Ok, forse adesso ci siamo. Allora, sì. Dicevo... Dicevo le ambizioni di Tromb, e cosa hai trovato di differenza rispetto a quando qualche anno fa hai cavalcato, diciamo così, il gruppo TMR? Allora, ambizioni sicuramente riuscire ad arrivare in top 10, almeno non dico tra i primi, però potrebbe essere un buon obiettivo. E sicuramente fare più punti possibile per la squadra e riuscire ad arrivare davanti a quelli forti e tornare a un vecchio Tromb che era una volta. E secondo me c'è tutta la stoffa, perché io ho fatto qualche allenamento con Simone, quindi so assolutissimamente, diciamo così, il valore di Simone in pista, quindi non stai dicendo cose sbagliate sotto questo punto di vista, quindi condivido in pieno l'analisi che hai fatto tu. Jessica, non so se hai delle Elona, non so se hai delle domande tu per Tromb. Purtroppo no, l'unica cosa, ecco, lui l'ha detto che comunque l'anno scorso lui era semplicemente sostituiva. Quindi quest'anno, secondo me, il fatto anche che sarà più tranquillo, secondo me dimostrerà anche di più. Quindi le auguro solo un in bocca al lupo per questo. Grazie. Non dico che il lupo, perché mi porta sempre sfortuna, dico sempre grazie. Allora, Pedro. E viva il lupo, si dice. Esatto. Allora, Matteo, intanto salutiamo Simone e Luca. Ciao a tutti. Ciao, grazie. Diamo il benvenuto a Giovanni, però volevo fare un attimino un refresh dei tempi. Un recap qui in Pro 2, c'è un distacco netto tra Nava e gli altri piloti. Nava 1.17.9, secondo Donatec in 18.7, quindi 8 decimi di differenza, 7 scarsi, diciamo, 7 alti di differenza dal primo e il secondo. A seguire il nostro buon Sardo, che è ancora nel giro lanciato, che è appena stato superato dal compagno di squadra. Quindi Nava primo, Donatec secondo, Pernazzo terzo, quarto Sardo e quinto Cliff al momento. Invece in Academy 2 abbiamo Luke, che è riuscito a battere il tempo per adesso di Mor con 0 in terza posizione. Poi c'è Difo in quarta, Tromb quinto, Luke sesto, Axoman adesso scavalcato da Darkmon in settima posizione, ottavo Axoman e via via tutti gli altri. Allora, Mor, buonasera Giovanni. Io ho invitato Giovanni perché ci senti, Giovanni? Sì, ci sono, voi mi sentite? Assolutamente sì, è incluso l'audio in alto nel gruppo. Sì, la punta perfetto. Allora, dicevamo, Mor, pilota sostituto, ma un sostituto d'eccellenza, perché comunque un pilota che a parer mio meriterebbe un posto titolare, ma purtroppo è entrato tardino, quindi diciamo così deve aspettare il suo giro, quindi arriverà anche il suo giro. A te faccio una domanda, visto che sei un pilota che sei entrato, hai cavalcato altri gruppi, cosa vedi di positivo nel gruppo diciamo così TMR, quindi come ti trovi in questa grande famiglia? Allora, intanto grazie per il benvenuto. Sì, sono entrato un po' tardi, ma va benissimo anche fare il sostituto, anche perché è il primo anno che gioco, diciamo, seriamente a F1. L'anno scorso sì, ero già in un altro gruppo, ma ero più un diletto, insomma, no? C'hai una sera libera, sì, fai qualche garetta e finisci lì. E una cosa che ho notato molto della grande famiglia TMR, appunto, è la,
l'assistenza, ce ne sono tantissime di cose positive da poter dire, assolutamente. Però la cosa che mi ha sorpreso molto è l'assistenza da parte di amministratori e anche la partecipazione di chi non è amministratore nei vari gruppi, nelle varie chat in cui sto, insomma, ecco. Quindi questo è un grosso punto di forza. Di forza, sì, assolutamente, perché per qualsiasi la domanda non sbaglia mai. Diciamo, sotto questo punto di vista siamo diciamo così, abbiamo il nostro punto di forza. Ormai siamo agli ultimi istanti di questa giornata di test che si è conclusa, che ha dato, diciamo così, ha calato il sipario nei test pre-stagionali, quindi adesso bando alle chiacchiere, così come si dice, si passa ai fatti seri. Già da domani si inizia con l'Elite, dove ci sarà il nostro Bombacco che esordisce, poi avremo domenica la 1, lunedì la 2, mercoledì la Pro 1, l'Academy 1, giovedì 15 la Pro 2, l'Academy 2, poi venerdì la Master e sabato la Junior. Proprio, diciamo così, ragazzi, non ci sarà da annoiarsi assolutissimamente. Io ringrazio Mor, ringrazio Giovanni, ringrazio Matteo e Lona, soprattutto il Bombacco, la pantera rosa, il buon Stefano che, diciamo così, dietro le quinte, il buon Ivano insieme a zio Bobbo, sempre presenti quando c'è da alzare le maniche. Sotto questo punto di vista non ci tiriamo mai indietro. Amici, non ci lasciate, perché siamo solo all'inizio. Da qui inizia tutto. Buonasera e buonanotte e buon Formula 1 a tutti quanti. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, buonanotte ragazzi. Buonanotte. Il Napoli ha vinto 4-1. Seguici su Instagram per rimanere sempre informato su tutto quello che riguarda il TMR Group. Basta scaricare l'app e seguire TMR Group F1 Esports. Cosa aspetti?